Salve ragazzi, oggi ho una novità ed è un autoradio Montreux della Blaupunkt RCR44 ed è vediamo se c'è non so perché ci sono due date. C'è scritto una 26 giugno 1985 e nell'altra 27 agosto 1987. Però dentro sembrerebbe che qualcuno ci ha lavorato nel 29-6-99. 29 giugno del 99. Allora, l'autoradio, allora, qui c'è la sua cover originale. È un po' polverata, ma non importa. Quest'autoradio manca anche lo sportellino. Cavolo. Qua la parte davanti per coprire le cassette. Allora, qui questa radio è stata data a mio padre da un suo collega di lavoro, ma tanto a mio padre non gli interessa l'autoradio, quindi è passata subito a me. Comunque, come finali usa due TDA 2005. Sì, perché questa qui è un'autoradio a quattro canali. Qua abbiamo il nostro solito connettore ISO. Solo che quello lì è un ISO unico, nel senso che sono gli stessi ISO, ma sono attaccati insieme. Adesso, facciamo una piccola prova. Facciamo una piccola prova con una cassetta che è una Cosmic C61 lato A. Vi consiglio di sentire queste Cosmic perché sono veramente canzoni molto belle. Aspettate che vi faccio. Allora, questo autoradio subito già all'accensione ha riscontrato un problema. Che problema? Ve lo mostro subito. Lo schermo non si accende solo e non. Vediamo un po' se riesco a fargli fare. Si accende ma non dà segni di vita. Aspettate, vedo se riesco magari. Niente, non succede niente. Niente. Che è un bel problema. Ma riusciamo ancora a regolare i bassi, gli alti, il bilanciamento e il fader. Riusciamo ancora a farlo. Schiacciando bass e regolando con il destro. Poi il fader, mettiamo tutto su frontale. Così i finali posteriori non vanno a vuoto. E proviamo, insomma. L'ho collegata qui a questo box, e queste sarebbero quelle casse economiche che vendono nei negozi. Io e mio padre abbiamo fatto un buco per far passare una radio. E qua c'è la plancia di questa autoradio qua, una Kenwood KDC3024, che questa qui stava in macchina da mio padre, ma adesso abbiamo una Pioneer DEH 1500 UB. Ok, facciamo partire. Ok, aspettiamo che la cassetta inizi e sentiamo. Ecco qui. Suono pulito. Perfetto. Stadio della radio, ma non riesco a far andare la radio, non so perché. Stadio amplificazione, motorino, poi qui c'è il pulsante, cioè schiacciando la manopola si può sentire un click, ma non so che cosa faccia. Poi qui c'è tutte le funzioni TA, AF, DSC, LO, DXPS, non so che cosa sarebbe, non so cosa sono tutti questi affari, ma
Schiacciandoli non sembra avere effetto, ma credo che siano cose della radio. Mandare avanti, indietro. Allora, questa deformazione del suono che sentite, ovvero più alti e più medi, è fatta la cassetta così, ci tengo a precisare. Perché magari dice, quell'autoradio è tutta scassata, la cassetta è marcia. No, è fatta così la canzone, perché queste sono tutte canzoni mixate negli anni 80. Qui abbiamo una bella porta reflex, ma sembra fare parecchi bassi, insomma. I finali sono TDA 2005V. Ops. Adesso è l'ora del silenzio, quindi non posso alzare. A parte che adesso ci sono dei vicini che hanno comprato la casa perché prima non ci abitava nessuno qua dietro e stanno facendo i lavori. Che palle. Invece quando era da solo, quando non c'erano, potevo far casino e tutto. Insomma, adesso aspettate che si è incastrato. Devo risistemarlo. Allora, ok, perfetto. Ed ecco una nuova autoradio, molto bella, perfetta. Suona benissimo. Ha una cosa che vi volevo mostrare anche. Mi è arrivato un altoparlante qua, questo qui, il box e le casse gliel'ho messe io. Volevo mostrarvi una novità. Scusate il casino. Volevo mostrarvi una novità, metto il computer qua. Allora, un piccolo update. Ho qui un caricatore CD Pioneer che ho trovato a 2 euro in un mercatino. È praticamente nuovo e l'ho messo dentro e lo posso collegare con una mia autoradio che mi ha dato mio zio. Allora, qui no. Anzi sì, qui sono casse Pioneer, non so perché suonano, non hanno i bassi, non fanno bassi perché sono stati sotto al sole. Ho qui una Alpine CDM7838R che mi rompe un po' le palle perché non legge i dischi masterizzati, legge solamente i CD masterizzati, cioè originali, ovvero non masterizzati, ed è una cosa un po' che mi rompe i coglioni perché non ho, cioè la maggior parte dei CD che ho io sono appunto masterizzati, come dire, illegalmente. Adesso, credo sia questa scatola, allora, che avevo una, no, non è questa, che palle, allora sarà di qua. Insomma, era una. Cazzo, sarà finita. Scusate il casino, ma qua. Allora. Ah, eccola l'altra scatola. Non si vede. Eccola qui. L'ho pagata 3 euro, È una Innoit modello 2005. È un'autoradio stupenda, l'ho pagata solamente 3 euro, questo è il volume, legge all fast forward, bilanciamento, tono alto e basso, con solamente cassetta. Il filo rosso che potete vedere
è stato sostituito perché si era tagliato dentro. Allora gliel'ho sostituito. Allora, per l'uso meno. No, aspetta, che significa? Ah, no, niente. Allora, qua vi spiega tutti i fili. Allora, il verde sarebbe la cassa destra, il grigio la cassa sinistra, il rosso sarebbe 13,2 volte, me la manda al 12, il nero sarebbe il meno sia per batteria che altoparlanti. Usare casse da 8 ohm solamente. Un'impedenza minore potrebbe danneggiare l'uscita. No, non l'ha fatto perché prima di leggere, cioè, prima di leggere questo, gli avevo collegato casse da 8 ohm, cioè da 4, ovvero da macchina, e sembrava funzionare alla perfezione. Comunque, grazie per la visione. Ciao a tutti.